Va bene, io direi di cominciare, anche se oggi tanti non sono presenti alla diretta, fa niente, poi ci ascolteranno con calma la differita. E oggi quindi vi leggo il Vangelo del giorno, come al solito, molto carino, anche oggi ancora Giovanni, Giovanni capitolo 10, dal versetto 1, e poi ci sono due o tre domande a cui rispondere. Ecco, va bene? Da quando hai parlato di persecuzioni, ma non riesco a vedere tutto il messaggio. Il rumore elementare superiore, perché arrivo dal piano di sopra. Però non vedo chi manda questi messaggi. Sono messaggi, se ne vede solo un pezzetto e non si vede chi l'ha mandato. Comunque non fa niente, non fa niente. Simpaticissimo messaggio elementare superiore, sì. Che è come un martello che schiaccia un chiodo, sì. Esattamente così, vedo. Vedo che voi del corso avanzato avete capito bene come funziona il mentale superiore. È come il rumore di un martello o di un martello pneumatico addirittura. Sì, quasi, quasi così. Va bene, direi di cominciare anche perché non ci sono altre persone che stanno entrando in linea. Quindi, come al solito, dedicatevi all'ascolto meditativo. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, o è un ladro o è un brigante. Chi invece entra dalla porta è il pastore delle pecore. Il guardiano apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine. Ma essi non capirono di che cosa stava parlando. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti. Ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, e se uno entra attraverso di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Eccoci qua, carino, il brano di oggi. E come sapete, come avete già imparato, incredibile, incredibile come sempre ci sia un nesso con le domande che voi fate. Ecco, per esempio, l'ultima domanda che io leggo per prima, quella di Anna Maria,
Ve la leggo e vediamo se riuscite a cogliere il nesso da soli, eh? Un po', bisogna che incominciate ad abituarvi. Tra l'altro abbiamo organizzato, adesso non abbiamo ancora fatto il volantino, 5-6 giorni a Chiava Lavagna, Lavagna che è vicino a Chiavari, sui lettori del Vangelo. Quindi un intensivo, mi raccomando, portate la vostra copia del Vangelo, dove cercherò di insegnarvi come rapportarvi, aprendo a caso o quasi, le pagine del Vangelo, quindi come trovare un nesso, e ogni volta c'è questo nesso, con quello che voi volete fare. Se volete aiutare qualcuno, troverete sicuramente un nesso con il problema che la persona vi espone. Poi, visto che prima scherzavamo sul mentale superiore, beh, il mentale superiore è proprio quell'apertura di coscienza che permette di collegarsi lì in un mondo dove tutto è collegato, dove tutto è insieme, insomma. Dove è veramente molto più facile trovare un nesso da tutto ciò che esiste, tutto, tutto. Si può passare da una foglia a una stella, a una situazione familiare, a un problema di lavoro, perché tutto in questo universo è collegato, ci sono delle specie di elastici tra noi e le cose, tra noi e gli amici, le persone care, anche tra noi e i nemici. Ci sono proprio delle linee che ci uniscono. Voi sapete, per esempio, che si dice che Facebook, che tutti quanti voi conoscete, anche perché utilizziamo questa piattaforma finché possiamo, utilizziamo questa piattaforma per comunicare tra di noi. Beh, sapete che si dice che non so quanti passaggi perché non mi interessa, però facendo un certo numero di passaggi praticamente tutte le persone del mondo sono collegate. Sapete cosa vuol dire? Non so, io ho 3.000 amici, va bene. Però questi poi hanno a loro volta, quindi 3.000 per 100, cosa fa? 300.000. Ma questi a cui sono collegati questi 3.000, questi 300.000, poi a loro volta hanno altri, si arriva a 30 milioni, insomma, velocemente si fa il giro del pianeta. È divertente questa cosa. Quindi in un certo senso siamo tutti collegati. Poi un altro discorso è quello di cercare di interagire con 7 miliardi di persone, beh, questo è un po' più complicato. Però da un punto di vista non tecnico, quindi non dei social media, ma da un punto di vista spirituale, effettivamente questi legami ci sono. Prima o poi ci conosciamo tutti, prima o poi abbiamo un rapporto, in qualche modo, di amicizia o di polemica, insomma, poi dipende da quello di cui abbiamo bisogno e ci accorgeremo poi alla fine che siamo un unico strumento di espressione di un certo progetto divino. Ecco, questo è importante. Per adesso siamo ancora, la nostra consapevolezza è ancora separata dagli altri e l'unico modo per uscire da questo stato di inconsapevolezza è proprio quello di ricercare ogni volta che si può l'innamoramento, perché è l'arma più potente che noi abbiamo per entrare in contatto con gli altri. E voi sapete, questo è un primo corso, insomma avete imparato, io spero, quando si parla di innamoramento, nella logica spirituale, si parla di tenerezza, affetto, amicizia, collaborazione, comunicazione, compassione, tutti questi aspetti importanti. Devo dire che avremmo dovuto di più parlarvi di tutti questi aspetti, però insomma, poi le 40 lezioni passano in fretta e abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, molto spesso rispondendo alle domande, dando la priorità alle vostre esigenze piuttosto che a un programma definito, però è così. Cioè, nella logica spirituale il lavoro si basa molto spesso sull'improvvisazione, l'improvvisazione che è fondamentale, o perlomeno quelli che vengono chiamati i numeri 5, specialmente se consolidati, lavorano esclusivamente nel campo dell'improvvisazione, cioè ad ogni momento fanno riferimento al testimone, ammesso che abbiano la possibilità di osservare il mondo col testimone. Ricordate che il testimone è l'anima che osserva il mondo, semplicemente questo.
E quindi non più la personalità che osserva il mondo, non più la personalità che osserva se stessa. Quest'anno abbiamo visto un po' questi aspetti fondamentali, ma ce ne sono tantissimi che non abbiamo visto. L'anno prossimo, poi quest'estate, farò 10 incontri sull'arte che vi invito a frequentare, poi vi dirò come iscrivervi. E dato che questi incontri sull'arte verranno in estate, e quest'estate sarò in Italia, quindi molto probabilmente solamente questi 10 incontri saranno alla sera per facilitare, non so, mercoledì sera, giovedì sera. Se mai avete, se avete delle preferenze, fatemelo sapere, però sarà o mercoledì o giovedì, perché sono giorni che possono andare bene. Quindi verso le 20:30 farò questi 10 incontri sull'arte, che sono importantissimi, che poi avete la possibilità di rivedere tutto quello che avete imparato. E poi in settembre, metà settembre, normalmente ricominceremo con un ciclo di 40 lezioni del corso base e del corso avanzato. Poi vedrete voi, passata la parentesi estiva, se avrete ancora voglia di partecipare. Quindi adesso leggo la domanda di Anna Maria e provate così a vedere se percepite, così tranquillamente, senza sforzarvi, se percepite qualche punto di contatto, qualche connessione con il brano del Vangelo che abbiamo appena letto. Spero che almeno ve lo ricordiate, almeno questo. La domanda quindi è questa: ciao Max, mi succede una cosa che è stramba, ma che allo stesso tempo mi piace tanto. Dice: quando leggo o ascolto le lezioni di logica spirituale, qui fuori c'è tutti i rumori del mondo, spero che a voi non arrivino, e io farò finta che sono nel silenzio. Quando leggo e ascolto le lezioni di logica spirituale, un argomento che mi sembrava veramente difficile da capire improvvisamente diventa familiare. Cosa vi ricorda questa cosa? Rispetto al brano del Vangelo di oggi. Non è subito, non arriva subito la connessione. Vi rileggo questa frase. Quando ascolto le lezioni di logica spirituale, un argomento mi sembra veramente difficile da capire, improvvisamente diventa familiare. Cosa vi ricorda? Vabbè. Vi ricorda le pecore? Che riconoscono la voce del pastore? E sanno che fanno parte di quella famiglia? Non è così? Quando il pastore le chiama, loro rispondono. Se invece è un ladro o un estraneo, non riconoscono la sua voce, non lo seguono, quindi non si sentono in famiglia. Bravissimo, vedo qualche commento, vedo che avete capito. Troppo semplice. Quindi, improvvisamente diventa familiare, viene compreso da me in un modo particolare. Interessante questa cosa, perché questa cosa dovrebbe capitare a tutti. È difficile da spiegare, ma ci provo. Vabbè. Io lo capisco, ma se provo a farmi domande e a ragionarci sopra non ci riesco. Ma allo stesso tempo è chiaro in me, proprio in me, che c'è una comprensione diversa, più profonda. Okay. È come se fosse dentro e non riesco a portarla fuori. Sì, chiarissimo. Ma l'importante è che sia così e sono felice perché immagino che quella cosa, quel concetto, quell'argomento, finalmente chiaro in me, parcheggiato in chissà quale angolino del mio cuore, uscirà e mi sarà utile al momento opportuno. Sembra quasi che stia, come una formichina, mettendo da parte tante perle di felicità. Una sorta di magazzino di cose belle da spargere attorno a me, al bisogno sia mio che degli altri. È anche questa la fiducia dell'esistenza? Perché mi fa stare veramente bene. Più che una domanda è un racconto, no? Un racconto simpatico, ma è così che questo secondo me è il miglior modo per imparare. E cioè non preoccuparsi tanto di tutta una serie di dati che noi possiamo immagazzinare nel nostro cervello, perché il nostro cervello può immagazzinare miliardi di dati.
ma è la qualità ancora una volta delle cose. Sapete che adesso abbiamo un problema grosso da affrontare. In questo momento sul pianeta di problemi grossi ce ne sono centinaia. È anche inutile fare una lista perché le forze oscure stanno delirando su questo pianeta e stanno entrando a gamba tesa in tutto quello che riguarda lo scibile umano, tutte quelle che sono le conoscenze umane, tutto quello che riguarda il lavoro su di sé, la crescita, l'economia, la politica, la salute, le amicizie, i rapporti interpersonali, stanno modificando tutto in base a dei pensieri assurdi, quello che viene chiamato il pensiero unico, e insomma stanno cercando di rimbambirci, rintronarci completamente. Quindi, secondo me, il fatto che ci vediamo, anche se solo la domenica, secondo me dovrebbe darvi una mano a cercare di capire come funziona, perché avete capito, quest'anno sto parlando un po' come se fossimo quasi alla fine, però è già quasi tempo di fare dei bilanci, perché no? E vi ricordate quello che dicevamo all'inizio, uno degli aspetti più importanti è quello di, veramente importante, di capire che noi siamo manipolabili. Questo è il primo punto. Questo è il primo punto. Io spero di averlo fatto capire. Fabio ha fatto delle lezioni bellissime, anche lui ha fatto la sua parte per farvi capire questo concetto. Noi siamo manipolabili fino a quando non c'è un minimo di risveglio, ma anche il minimo non basta, perché ci sono delle trappole della personalità che sono tantissime. Noi ne abbiamo viste solo qualcuna, ma sono tantissime le trappole della personalità e non riusciamo a vederle tutte. Io stesso, per me, è il mio lavoro chiaramente, quello di svegliarmi la mattina, di divertirmi come un segugio dai mondi occulti, cercare di capire come l'oscurità si inventi ogni giorno cose nuove per intrappolarci. Ora, vi ho spiegato tante volte, lo ribadisco per l'ennesima volta, il mio compito non è di guardare le trappole esteriori, che sono centinaia e che sono gravi, pesanti, ma di guardare le trappole interiori, perché vedere le trappole esteriori non è che sia scontato, però sono in migliaia, centinaia di migliaia sul pianeta, coloro che vedono le trappole che si stanno mettendo in atto fuori, no? Avete capito, dal punto di vista politico, dal punto di vista mediatico, dal punto di vista della libertà, ma tutte queste cose conoscete bene, sono in tantissimi, fortunatamente, tantissimi. A dedicarsi anche a tempo pieno a vedere cosa l'oscurità si inventa ogni giorno per intrappolarci. Però non sono tantissimi quelli che invece riescono a condurvi alla comprensione di come questa macchinazione, questo modo di manipolare le persone, beh, succede anche all'interno di noi stessi. Io spero di avervi comunicato questa cosa, ma non solo dirvi che questo è possibile e che questo avviene in ogni caso, ma darvi qualche opportunità per uscire da questa trappola, insomma. È importantissimo che voi smettiate di essere manipolati. E sapete, spero che voi abbiate capito, che non basta vedere la trappola per credere di esserne fuori. E questo è uno degli aspetti più insidiosi che noi stiamo vivendo, perché tantissime persone, vedendo la trappola esteriore, sono convinti che ne sono immuni. Ma non è così, io spero l'abbiate capito bene. Cioè, le prime lezioni erano: guarda che non hai occhi per vedere, vi ricordate, guarda che non hai orecchi per ascoltare, sta attento, perché questa è la realtà. Ciò vuol dire che tu vedi la trappola, ma se non vedi quanto quella trappola agisce e influenza all'interno del tuo mondo personale, la tua intimità, il tuo modo di pensare, il tuo modo di vivere, il tuo modo di percepire le emozioni, guarda che se non ti rendi conto che c'è un nesso profondissimo, e beh, lì non se ne esce. Non se ne esce proprio, perché si entra in una specie di combattimento con i mulini a vento, è proprio così. Si incomincia a combattere i mulini a vento. Ah, ci sono dei problemi esterni, questo non va, questo non va, questo non va, combattiamo per questo, combattiamo per l'altro. Che va bene, a volte va bene combattere nel mondo esterno, ci mancherebbe. Adesso c'è
un referendum, sembra che ci sia, stanno raccogliendo delle firme per un referendum contro l'invio delle armi. Boh, naturalmente ho inviato la mia firma, poi non me l'ha presa perché cioè, ho fatto tutto, poi alla fine dico adesso ti inviamo la mail di conferma, sì, non l'ho mai ricevuta, quindi non so, forse ci sarà un complotto anche lì, probabilmente sarà qualcosa che non va. Boh, ho provato a farlo, non ci sono riuscito, non so come muovermi, non voglio neanche diventare matto, però insomma, mi sembra giusto supportare perlomeno questo progetto, insomma, poi andrà come andrà, però insomma, noi ci siamo, noi ci siamo. Che non ci dicano, mancavano 1.000 voti, 1.000 partecipazioni, e accidenti, da tutto stop. No, noi ci siamo, nel nostro piccolo cerchiamo di supportare questi progetti, però questo è l'aspetto esterno, non è che mettendo una firma per un referendum uno sia a posto interiormente, questo che sia chiaro, insomma. Quindi lavorare all'esterno, ma soprattutto lavorare all'interno di se stesso. Questo è il mio compito, è il nostro compito, e speriamo di avervi accompagnato in questa scoperta all'interno di voi stessi. No? Un po' qualche cosa abbiamo fatto. Bene, e una delle cose più difficili da mandare giù è il sistema di apprendimento della logica spirituale. E in questa breve lettera di Anna Maria, è molto bella perché dice: a volte ci sono degli aspetti che so di aver capito, ma che forse non so spiegare. Beh, non è così importante sempre saper spiegare le cose. Perché? Perché è vero, è proprio vero che al momento opportuno arriva la luce, arriva un po' alla volta il discernimento, un po' alla volta arriva. Bisogna avere fiducia e continuare così, cercando di non farsi prendere dall'aspetto quantitativo, insomma. E guardate che un gioco dell'oscurità in questo periodo è riempire il web di aspetti quantitativi. E sapete quali sono, eh? E gli extraterrestri, Nibiru che arriva vicino alla Terra, così arrivano a trovarci, e tutte queste cose, e le comunicazioni con l'aldilà, e tutte queste cose. Ve l'ho già spiegato, questo non vuol dire che non esistano extraterrestri o comunicazioni con l'aldilà, non è questo che voglio dire, ma molto spesso questo serve per portarci fuori da quella che è la nostra ricerca interiore, insomma. Quindi se volete proprio guardare dei filmati, dei conferenzieri che parlano di come la Bibbia fu scritta, di come la Bibbia è stata manipolata, di come tutte queste cose qua, io le ascolto e mi diverto. Però non fatemi influenzare, se no cominciate poi a scrivermi e dire: ah, ma tu Max dice un sacco di cose, ma non ci parli mai degli extraterrestri. Ma no, non vi parlerò mai degli extraterrestri, perché vi parlo solo di ciò che conosco personalmente. Quindi, se domani mattina viene un extraterrestre con il naso verde e con le orecchie rosse e che mi dice: caro Max, io sono un extraterrestre, tu ci hai presi per i fondelli per tanti anni, adesso ti dimostro che noi esistiamo. Beh, che problema c'è? Domenica prossima vi dirò: ragazzi, questa settimana ho avuto contatto con gli extraterrestri, che problema c'è? Però deve essere qualcosa che mi corrisponde, non qualcosa che ho trovato nella Bibbia o da qualche altra parte. Deve essere veramente qualche cosa che mi corrisponde. A parte che per mia scelta esistenziale, ricordo che fino da ragazzo, ricordo, quando ho cominciato a occuparmi di questi temi, insomma, verso 18 anni direi, finita la scuola. Appena finita la scuola mi sono accorto che la scuola non era fatta per me. Appena ricevuto il diploma l'ho messo in un cassetto e ho detto: basta, per me la scuola è chiusa. E da lì ho cominciato a fare altre attività, mi sono iscritto al conservatorio perché, insomma, un conto è la scuola dell'obbligo, diciamo così, e un conto è il conservatorio, imparare a suonare uno strumento, mi sono iscritto a un corso di teatro, ho fatto un sacco di cose belle, non è che ho smesso di imparare, però insomma, tutto quello che era la scuola basta, fine, fine, fine. E in quel momento ricordo quando sentivo la ricapitolazione, vi ricordate? Sentivo la ricapitolazione dentro di me, sentivo che c'era qualcosa di importante che era pronto per uscire. Poi a quell'epoca io pensavo che fossero tutti come me, perché
quando si è giovani non si ha l'idea che si possa essere diversi, non migliori, non sto dicendo migliori, ma diversi dagli altri, non si ha molto l'idea. E cioè noi abbiamo la tendenza a pensare, ma se io vedo queste cose, anche gli altri le vedranno, ma non era fatto così, non era fatto così, e ci ho messo molti anni a capire e adattarmi a questo pensiero, perché effettivamente mi sono accorto col passare degli anni che vedevo cose che gli altri non vedevano. Boh, ripeto, non sto dicendo né meglio né peggio, semplicemente un dato di fatto. E mi ricordo di aver fatto una scelta ben precisa, non ricordo con chiarezza, mi sono detto: voglio imparare, dedicare tutta la mia vita all'insegnamento, ma sempre restando nell'ambito di ciò che conosco personalmente, senza buttarmi in tutto ciò che potrebbe, da un certo punto di vista, attirare un sacco di persone, inventandosi delle cose, inventandosi degli strumenti di guarigione strani, oppure non so se dicessi che ricevo di notte dei messaggi per far vincere le persone alla lotteria, non so, cose del genere, insomma. E mi sono detto simpaticamente: no, mai, mai una cosa del genere. Caro Max, parla solo di ciò che conosci.